si è asserito e si continua ad asserire che collegare il discorso sulla pace e quindi il discorso sulla guerra con i discorsi sull'economia perversa che domina il mondo, sul profitto, sulla massimizzazione del profitto, sui debiti del terzo mondo, sulla crescente divaricazione tra i nord della terra e i sud, significa fare la parte degli utili idioti. La giustizia collocata da Dio stesso accanto alla pace desta più sospetto di quanto non desti scandalo collocata accanto alla guerra, tant'è che si parla ancora di guerra giusta. Questo sì che è principio di adulterio. Sono le 4 di questa mattina e sulle banchine del porto di Brindisi soffia un vento freddo che entra nelle ossa, salvo avvolgersi in un telo di nylon. Non scalda, ma trattiene il calore del corpo. Chilometri di nylon ad avvolgere i bisogni di migliaia di persone disperate, bambini, donne, privi di tutto. E lui, vescovo di Molfetta, andò. Sì. Di corsa, generosamente, senza se, senza ma. Questo dà la cifra della umanità, ma anche della estrema libertà di Don Tonino, uomo e vescovo. Un'umanità disperata, allo sbando, che chiedeva accoglienza e che invece è stata respinta dall'autorità politica e militare italiana. C'era al di qua del cordone militare una ragazza albanese che aveva riconosciuto al di là la sua sorellina di 8-9 anni. La più grande voleva abbracciare per un attimo la sorellina. Mi manchi tanto, ti voglio tanto bene. Visto che i militari non gli davano ascolto, ha riconosciuto in Don Tonino un sacerdote e gli ha detto testualmente: prete, dica ai giovani militari di consentirmi l'abbraccio con mia sorella, soltanto un attimo. E Don Tonino ha riconosciuto tra i militari che facevano il cordone un giovane della nostra terra. Gli ha detto: fai quello che ti detta la tua coscienza. Io vorrei dire questo. Un saggio cinese diceva che se fosse per un attimo solo lui, il Padre Eterno, il primo miracolo che farebbe sarebbe quello di ridare il significato giusto alle parole, un significato che si è perso. Ora, per ciò che riguarda l'invito alla diserzione, almeno come mi è parso di sentire dalla bocca del parroco, più che di diserzione, lui intende parlare di obiezione di coscienza alla guerra, che è una cosa tutta diversa. In fondo, ecco, io lo spiego con una immagine. L'obiezione è legale, la diserzione sì, sì. No, c'è questa grande differenza. Però ecco, c'è questo, e l'obiezione di coscienza è questa. Se un pilota che sta sulla carlinga di un aereo, di un B-52, per andare a scaraventare un mare di bombe su di una città come Bassora o Baghdad o non so, o Tel Aviv, se un pilota mi chiede a me che cosa devo fare in questo momento, io avverto un travaglio all'interno della mia coscienza, io gli devo dire: ascolta quello che dice la tua coscienza, fai sintesi, cioè tra la tua libertà
e l'invito che ti viene da una parte dallo Stato, dai tuoi superiori, quello di andare a sganciare una bomba, dall'altro c'è un altro invito che ti dice tu non devi ammazzare, un invito che se sei credente ti viene dal Vangelo, se non sei cristiano ti viene proprio dalla tua sensibilità. Ora, quale, in questo contrasto, quale comando deve prevalere? Deve prevalere il comando tu non uccidere, sei una voce che viene da Dio. Allora, se questo qui mi dice che avverte questo contrasto, io gli devo dire, allora scendi dall'aereo, segui cioè la tua coscienza. Il dottor Cervi diceva, di queste faccende i vescovi non si devono interessare. Io vorrei chiederle, di che cosa si deve interessare un vescovo? Del colore dei paramenti o del numero dei ceri da mettere sull'altare? A proposito della guerra del Golfo, lui fece... Lui, furono le uniche due voci, la sua e quella di Giovanni Paolo II, che insorsero contro la guerra che è sempre ingiusta, che è un utero che può partorire solo sacrifici, morte e distruzione. Il Papa ha scritto il messaggio per la giornata mondiale della pace, io credo che sia il documento più bello che abbia potuto scrivere, per lucidità, per chiarezza e per forza profetica, un messaggio eversivo, fortissimo. Perché dice che la povertà genera la guerra. Poi dice un'altra cosa, la guerra genera povertà. E poi dice una terza cosa ancora più forte, convertitevi alla povertà, diventate più poveri. È una cosa inaudita. Io credo che rimarrà questo messaggio proprio nei manuali, nell'Enchiridion dei profeti di tutti i tempi. In occasione della guerra del Golfo, ci fu uno scontro forte con l'amministrazione dell'epoca. L'istituzione doveva difendere comunque la posizione governativa che aveva scelto di partecipare a quel conflitto e lui invece era per la pace a tutti i costi, una pace esigente, la ricerca della pace meno esigente. E soffrì molto per questo distacco, per questa incomprensione con le istituzioni. E scrisse il famoso discorso del collo di bottiglia, no? A questo punto il bilancio del lungo lavoro di presa di coscienza sull'oscenità della guerra, promosso da tanta gente dalle estrazioni culturali e religiose più diverse, potrebbe sembrare deficitario. E la speranza parrebbe incurvarsi sotto il peso dell'ineluttabile. Ma a renderci convinti che il no alla violenza non è stato scritto sulla sabbia, ma si va incidendo sulla roccia delle coscienze, c'è tutta quella reazione popolare che in questi giorni, prima e dopo l'attacco all'Iraq, attraverso marce, veglie, digiuni, preghiere e proteste, si è espressa non contro l'uno o l'altro dei contendenti, ma esclusivamente contro la guerra. E nei confronti di coloro che portano ancora avanti discorsi basati sulla pace delle armi, dobbiamo far capire quanto siano di gran lunga più efficaci le armi della pace. Ma dovessimo lasciare il mondo così scombinato in fatto di giustizia e solidarietà, non faremmo altro che rimandare il problema e allungare il collo di bottiglia nel quale ci siamo cacciati. Una marcia di pace nei luoghi di guerra. Fra poco più di un'ora dal porto di Ancona partiranno giovani e meno giovani diretti nell'ex Jugoslavia. 600 persone, religiosi e laici, in gran parte italiani ma anche statunitensi, canadesi e persi giapponesi. Vogliono celebrare la giornata internazionale dei diritti umani proclamata dall'ONU per giovedì prossimo a Sarajevo. Quando questa idea viene fuori, Don Tonino subito la associa alla missione di pace che storicamente risale a San Francesco d'Assisi. Questa carovana della pace si è imbarcata poco fa sulla motonave Liburnia e salterà fra poco alle 22 alla volta di Spalato. Dell'arrivo di questo corteo dai mille colori sono stati informati i rappresentanti dell'ONU e delle varie fazioni in lotta, ma non ci sarà alcuna protezione militare e nessuno è in grado di garantire la sicurezza nel percorso fra Spalato e Sarajevo. Transivimus per ignem et aquam et liberati sumus. Siamo passati per l'acqua e per il fuoco e siamo stati liberati dal Signore. Siamo passati dall'acqua perché abbiamo subito un mezzo naufragio, eravamo proprio sull'orlo del naufragio completo e sarebbe stata una tragedia per una tempesta che non si verificava da 20 anni su quella rotta dell'Adriatico. E poi siamo passati per il fuoco, siamo passati attraverso così lo scoppiare delle granate, il pericolo
delle armi puntate. Eravamo fermi sulla montagna innevata prima di entrare a Sarajevo. Per 7 ore siamo stati fermi, in pullman, gelidi. E a un certo punto io sono sceso, è venuto da me un uomo, ha visto la croce, ha baciato la croce e ha detto: vieni a casa mia, che stiamo facendo un banchetto funebre, mio padre è morto 6 mesi fa e noi usiamo fare questo convito. E sono entrato, c'era una gran tavolata, tutti mangiavano, e lui ha detto: io sono serbo, mia moglie è croata, queste mie cognate e cognati sono musulmani, eppure ci vogliamo bene, viviamo in pace, perché la guerra? Con tutti i mali che aveva e li aveva, ha avuto il coraggio di... Io avessi avuto qualche anno in meno sarei andato, ma lui forse se aveva i miei anni sarebbe andato lo stesso. Perché era un coraggioso, era un... Cioè uno che ha fede, ha coraggio. È stata un'esperienza un po' folle, un po' pazza, compiuta soprattutto... da 500 persone, non da 10, da 50, da 500 persone tutti insieme. Siamo entrati nel cuore della guerra e abbiamo sperimentato che ci sono alternative ai processi di militarizzazione, alle logiche delle armi, alle logiche della violenza. Ci sono alternative, sono chiarissime, soprattutto perché abbiamo visto noi, gente povera, in mezzo ai poveri del posto, abbiamo visto questo anelito che si sprigiona proprio dalle profondità della città. Ci lasciarono entrare, entrammo alle 5 della sera, stemmo per un'ora intera al buio nella piazza dove c'erano i cecchini, ma direi poi il giorno dopo vedemmo la gioia, la commozione della gente, vedere che qualcuno si era ricordato di loro, e ci seguirono, ci attorniarono, ecco, fu un segnale davvero di autentica speranza per loro, ma in qualche modo anche per noi. E se ciascuno fa qualche cosa, se ciascuno si muove, tanto più se sono in diversi a farlo, credo che questo abbia importanza anche per mettere in evidenza di fronte all'opinione pubblica i problemi delle tensioni e a sollecitare chi ha delle responsabilità per risolverle in uno stile di pace. E abbiamo visto il pianto della gente, non soltanto gli applausi, gli abbracci, i baci che ci mandavano da lontano e da vicino, ma abbiamo visto anche il pianto della gente, abbiamo visto il pianto dei soldati, e questo è per me un'icona di quello che può significare davvero l'anelito di pace che è sepolto nel cuore di tutti. Visi tirati, occhi scavati, ma cuori contenti. Così sono arrivati stasera al porto di Ancona i 500 pacifisti reduci da Sarajevo, da una marcia per la pace che, contro ogni pronostico, è riuscita ad attraversare tutto il centro della città bosniaca martirizzata dalla guerra civile. C'è più speranza di pace oggi in Bosnia dopo questa vostra iniziativa? Penso di sì, ma oltre che in Bosnia, anche in Italia e in Europa. Vescovo di Molfetta, avete vinto contro ogni pronostico, ve lo aspettavate? Chi va aiutato? Io me lo aspettavo, io ero certo che il Signore ci avrebbe aiutato. Credo che non ci sia nessun capoluogo di provincia che non sia rappresentato da qualcuno di voi. Dagli elenchi che abbiamo avuto è una cosa eccezionale, bellissima. Vuol dire che il popolo della pace sta veramente crescendo con audacia, non soltanto con i nostri canti melliflui, non soltanto facendo tavole rotonde o sit-in oppure veglie di preghiera che sono importantissime, ma veramente impegnandoci sui crinali dell'audacia. La pace quindi al centro di tutto, ma in un contesto nel quale valori ed etica civili tornino ad essere rispettati da tutti e in particolare da chi ha responsabilità istituzionali. Io credo che si possano evitare le guerre se tutti gli uomini fossero capaci di fare un grande pellegrinaggio. Non verso Sarajevo, verso Mogadiscio, verso... ma un pellegrinaggio che va dalla periferia del nostro essere, del nostro vissuto, così lacerato, così contorto, così asfittico, così preso dall'affanno delle cose, un percorso che vada appunto da questa esteriorità fino al centro del nostro essere, del nostro io, della nostra persona, al profondo, al cuore del nostro vissuto, dove troviamo davvero il nido della pace, il santuario
purtroppo con i battenti quasi sempre chiusi, il santuario all'interno del quale potremmo riscoprire la bellezza dei volti. C'è stato un momento che mi è sembrato di vedere non una turba indistinta, ma i volti di quanti la compongono, e al loro posto quello delle loro madri. E poi che ne è stato? Lo scempio che abbiamo constatato. Già, spreco d'amore, gemme sfogliate, petali al vento. Ma non è giusto. Quella gente va amata, uno per uno, come se di ciascuno fossimo madre. Quando le istituzioni a grande livello, gli stati, l'ONU, non si muovono, si può muovere il popolo, con imprese che hanno anche dello straordinario. Noi siamo stati in questi giorni in una specie di ONU dei popoli, ONU della base comunque, ONU terra-terra, non l'ONU dei vertici. Siamo riusciti a penetrare in una città che tutti ci dicevano inespugnabile da qualsiasi parte, e sono stati in tanti a scoraggiarci dal penetrarvi, dall'entrarvi. Siamo riusciti ad entrare in una città assediata, in una città sotto le bombe, in una città sventrata dalla guerra. Siamo riusciti a portare a quella gente un messaggio di solidarietà, così un messaggio restringibile nelle parole: vi vogliamo bene, non vi abbiamo abbandonati, sentiamo la vostra miseria, la vostra tragedia sulla pelle, che vi scorre sulla pelle. Quando gli eserciti degli obiettori di coscienza, gli eserciti, lasciamo passare questa parola, gli eserciti degli obiettori di coscienza diverranno migliaia, 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 e lo Stato si assumerà anche il compito di formarli a queste strategie, sono ormai una strategia scientifica, quella della difesa non violenta, della difesa popolare non violenta, della non violenza attiva. Quando lo Stato li avrà formati, quando l'ONU avrà assoldato 300-400 mila obiettori di coscienza da inviare durante i momenti della prova qua e là nelle varie parti del mondo, allora le cose cambieranno. Che faranno gli obiettori di coscienza? Obiettori di coscienza, naturalmente esperti di strategie non violente, educatori alla pace, persone che si ispirano, cioè, anche sul piano morale ai valori della pace, gente cioè motivata, gente convinta. Il futuro degli eserciti di domani, questo è, non saranno più le armi. Lo stiamo dicendo ormai da anni, da tanto tempo, non saranno più le armi. Il futuro è questo.